Grazie di essere intervenuti numerosi anche questa volta. È l'ultima delle, ma ce ne saranno altre, non preoccupatevi, di questa rassegna organizzata da Bipper Bank, Forum Eventi, Incontri con l'autore, però chiudiamo col botto perché abbiamo un personaggio importante, l'hanno definito il principe dei talk show politici televisivi, non so se gli piacerà questa definizione, giornalista, lui è stato corrispondente per la RAI dagli Stati Uniti, è l'uomo che ha inventato Ballarò e adesso conduce un altro talk show politico molto importante sulla 7 di martedì. Qui però viene a parlare del suo secondo romanzo, che è un libro lieve, è un libro anche un po' grottesco, se volete, in alcune parti, una commedia alla sarda, l'hanno definita di sicuro un libro divertente, ma è anche un libro che fa riflettere e così cercheremo di fare stasera. Al Forum Onzani, Giovanni Floris. Buonasera. Grazie. Buonasera. Dunque, questa prima regola degli Sciardana. Diciamo subito che non si può svelare qual è la prima regola degli Sciardana, se no roviniamo tutto. Quindi si scopre all'ultimo. Se volete saperlo, all'ultimo comprate il libro, ve lo fate firmare, perché naturalmente Giovanni è disponibile per fare le firme dopo, però si può raccontare cosa c'è nel libro e quali strati di lettura consente, permette. E diciamo che è un qualcosa di interessante, a cominciare dalla location. Dalla location c'è questo nome impossibile del luogo in cui si svolge l'azione, che è Prantisgedda in Ferru. Ho sbagliato. Prantisgedda, che è un paese sardo. È un paese inventato. Proviamo a descriverlo, questo paese. Dunque, intanto di nuovo, buonasera, grazie di essere così tanti poi di domenica, quindi cercherò di fare in modo che ne sia valsa la pena, ecco, non so come, sperando di raccontarvi un libro interessante. Prantisgedda in Ferru è nel cuore della Sardegna. Il paese che descrivo non esiste, però ne esistono diversi, molto simili. Uno in particolare è il nome vero e quasi più intrigante del nome che ho inventato io, perché il nome vero è Perdas de Fogo, cioè pietra infuocata. Questo fa capire un po' come sia l'ambiente. Quello che io volevo e ci tenevo a che si capisse è che la Sardegna non è un atollo, non è solamente una striscia di sabbia con il mare dentro e fuori. La Sardegna è una regione che, se uno volge le spalle al mare, è una regione incredibile. È una regione incredibile perché ha dentro di sé tutto, ai boschi, alle montagne, alle vallate. Ci sono delle montagne nella regione in particolare che descrivo in questo libro, cioè l'Ogliastra, che ricordano i picchi della California, dell'Arizona, ci sono i canyon, sono dei posti bellissimi. Mi serviva una regione particolarmente netta, non dico dura, ma netta, per raccontare il percorso di riformattazione dei protagonisti del libro, ma immagino che ora ne parleremo. Ne parleremo. Protagonisti che sono in sostanza tre amici nati nel 67, che guarda caso è il tuo anno di nascita. Io, diciamo, non sono un romanziere di professione, quindi quello che cerco sempre di fare è di raccontare il mondo che conosco, perché ho paura che inventando troppo non perderei in fantasia. Dal momento che il lavoro che faccio mi ha sempre permesso di avere una visione molto ampia di quello che succedeva nel paese, di quelle che erano le evoluzioni delle persone e l'esperienza di vita che ho fatto, cioè di trovarmi alla guida di così tanto tempo, di un'informazione politica così rilevante, è un'esperienza che per me è stato un assoluto imprevisto. Quindi ho avuto modo di guardarla con un occhio distaccato e critico. Questo non sono mai riuscito a comunicarlo nelle trasmissioni, perché io intendo la professione che svolgo con molto rigore, con molta attenzione, anche con una certa freddezza. Questo non vuol dire che non notassi un paese che cambiava, non notassi dei politici che cambiavano, non notassi una cultura del paese che cambiava e non mi trasformassi io mentre conducevo Ballarò. Io la prima trasmissione di Ballarò l'ho fatta nel 2002. Sono del fine 67, avevo un 34-35 anni. Ora, dopo
14 anni di questa trasmissione, mi trovo a 47-48 anni, non posso negarmi di essere cambiato, non posso negarmi di aver passato tante fasi mentre facevo la stessa professione. E questo è il punto di partenza del libro, di tre amici che hanno l'età mia, perché non saprei descrivere altre età, che hanno delle esperienze molto simili alla mia, tanto che uno è un giornalista televisivo, uno è un imprenditore che ha tentato un'impresa, gli è andato diciamo male, molto sfigato, ha fatto una sola cosa buona nella sua vita. Importare tequila da non so dove, da Cuba. Da Cuba. Importare tequila da Cuba, poi un giorno all'altro questa tequila che aveva un grande successo scompare e lui prova a sostituirla con una tequila. Vittima della globalizzazione, sì, però non gli riesce più niente. Una tequila locale, niente. Lo scoprono subito e viene rovinato, fa una figura terribile, va sui giornali, ha un declino nella propria vita che è un po' anche l'incubo che diciamo che almeno i cinquantenni cominciano a provare. Ma ti devo dire più io, perché è chiaro che quando una trasmissione va tanto bene tu stai sempre terrorizzato che il mese dopo vada male. Quando siamo passati alla 7 stava pure andando male davvero, e quindi quel terrore io l'ho fotografato. E adesso come sta andando? Adesso va benissimo, però perché abbiamo reagito, perché qua, diciamo, diraziamo subito, però avevamo capito, avevamo frainteso, cioè noi pensavamo, io parlo noi perché ce ne siamo andati dalla RAI, io, gli inviati, gli autori, non si fa niente da soli, c'è una squadra. È una squadra a completa. A proposito di squadra, è quello che salta fuori, ma ci arriviamo. È una squadra completa che ha lasciato la RAI e si è spostata alla 7. Noi pensavamo che bastasse continuare a fare le stesse cose che facevamo in RAI per avere lo stesso successo. Invece no. Per seguirci, le persone volevano capire perché ce ne eravamo andati. Cosa ci proponete? Ve ne siete andati per rifare la stessa cosa? Allora noi rimaniamo là. Abbiamo capito, abbiamo cercato di capire cosa volevano le persone, abbiamo cambiato trasmissione, abbiamo cambiato atteggiamento e ci hanno seguito e sono venuti. E adesso funziona. E adesso funziona molto bene. Questa è l'esperienza che volevo fotografare, l'ho addossata all'imprenditore della tequila. E poi c'era la verba artistica che penso ognuno abbia, no? Ognuno fa un lavoro e sogna di fare qualcosa di un po' più creativo, intrigante, interessante, avventuroso, fantasioso, fascinoso. E questo è l'avvocato che noi a Roma li chiamiamo i parafangari, cioè un avvocato che vive di piccole truffe, di piccoli incidenti, di assicurazioni, di trucchetti, che invece sogna di essere Dario Fo. Questi tre amici si trovano insieme e hanno la fortuna di vivere un'avventura che li sconvolge completamente. In realtà sono sempre rimasti insieme, perché pur abitando a Roma e avendo studiato a Roma, uno dei tre è sardo anche di origine, sì. Gli altri due no. Il sardo di origine è l'imprenditore sfigato, quello della tequila, Raffaele, che è anche il protagonista insieme col giornalista VIP, i due principali protagonisti, sì. Sono loro due. Però questa gente è vissuta nel mito dell'adolescenza, dei 15, 18, 20 anni, e tu a un certo punto fai dire a uno di loro, quel che hai fatto in quel periodo lì, fino ai 25, è quello che hai fatto di più importante nella vita, dopo gestisci, lo pensi veramente? Poi lo penso, cioè loro la chiamano la legge dell'invarianza universale. Che non è quella degli Sardana, che è un'altra è roba un'altra e non possiamo legge, dirlo. Si muovono da legge in legge. E loro dicono, se tu sei stato il protagonista di un gruppo vincente da ragazzo, ti rimarrà sempre in mente e ti sentirai sempre o allontanato o avvicinato a quel gruppo. Se sei stato invece uno che era sconfitto da ragazzo, era escluso, allora cercherai sempre di ribaltare l'immagine di te che ti è rimasta in testa dai tempi di scuola e così via. Cioè loro dicono c'è quasi un imprinting che ti si forma nell'età tra l'adolescenza e la maturità e quello rimane. E da quello o scappi o tenti di ribadirlo. Poi scopriranno durante le loro esperienze che forse c'è di più, che si vive anche dopo i 18-20 anni e si matura dopo e ogni età ha un'esperienza bella. Ma quello che li insegue sempre il ricordo fantastico dei tempi del liceo. Tu ce li hai questi amici nella vita? Io ce li ho, tant'è che gli ho fatto leggere il libro prima, dico non vi offendete. E sono proprio due? Sono tre. E hanno quei caratteri lì, fanno sono quei tre, mestieri. Ma non fanno quei mestieri, li ho mischiati. Io prima avevo fatto invece un altro libro che era veramente, era il primo romanzo che avevo fatto, che è Il confine di Bonetti, e quello ricalcava molto le esperienze di vita, e là proprio hanno fatto da editor, hanno
Corretto. Comunque sia, questi due amici, sicuramente molto meno importanti, molto meno di successo, poi parleremo anche del successo rispetto a Giuseppe, che è il giornalista VIP televisivo, lo trattano come lo trattavano quando erano ragazzi. Questa è una cosa molto bella. Non sono né intimiditi né ha modificato il rapporto fra di loro il fatto che uno sia arrivato nel senso comune del termine rispetto agli altri. Perché sono consapevoli della casualità dell'evoluzione della vita. Lui stesso, Giuseppe, cerca di spiegare agli altri che si, insomma, che cercano con truffe varie, tra cui una è la truffa su cui si incardina tutta l'avventura del libro, perché il tentativo di mettere sulla squadra è in realtà un tentativo di fare un guadagno in un altro modo. I due, il parafangaro e l'imprenditore, si trovano davanti a questo invece giornalista che c'ha la prima serata di Rai 1, è stato deputato a Strasburgo, era un protagonista assoluto del Costanzo Show, perché loro si formano negli anni Ottanta. Si trovano davanti a questo che ha avuto successo e lui stesso gli spiega come il successo che ha avuto non abbia un mistero, non c'è un talento alla base, c'è solo una lieta successione di eventi e la sua capacità quasi artigianale di mettere a posto gli errori che faceva. Dice: io mi accorgevo di fare un errore, allora lo mettevo a posto, non era più un errore, mi portava a fare una cosa fatta bene. Questo percorso così logico, così razionale, ma anche freddo, un po' squallido, del successo, colpisce molto gli altri che invece vivono nella ricerca eterna del colpo ad effetto che non hanno ancora fatto. E tutto quanto ruota, adesso andiamo dentro alla vicenda per quello che possiamo raccontare, intorno a un campo di calcio che è in questo posto dal nome impossibile, Prantisedda Inferno, che vuol dire piccola pianta dell'inferno. Piccola pianta dell'inferno, nell'Ogliastra, questo paese tutto rocce, con un caldo tremendo, non a caso l'inferno. Però questo pezzo di terra è importante perché da lì può rinascere una squadra che parteciperà alla Coppa Sarda, una squadra che all'inizio sarà raffazzonata e improbabile, ma che poi via via, tre puntini, vedremo che cosa succederà. Però il concetto di squadra è un altro elemento fortissimo che emerge all'interno del libro. Sì, diciamo, questo forse è un po' il tratto di base di questo libro. Loro riescono a salvare le loro vite individuali, almeno tentano di salvare le loro vite individuali, e non hanno nessuna chiave di lettura del percorso da fare che non sia un percorso che coinvolge più persone. I loro nemici, perché loro si troveranno in questa corsa a confrontarsi con un sindaco terribile, un esempio orrendo di politico molto attuale, diciamo molto raffrontabile con politici che facilmente possiamo immaginare, e anche un imprenditore che ha i suoi affari. Classico palazzinaro romano. Sì, un terribile elemento da mafia capitale che cerca di conquistare l'affare che si incentra proprio su Prantisedda Inferno. Il tentativo che faranno i cattivi è di sgretolare la squadra. Ci riusciranno, ne verrà formata un'altra, ma sempre la risposta che viene data da questi tre ex ragazzi è una risposta che cerca di lavorare sul collettivo. Certo, parliamo un attimo dei cattivi. C'è il sindaco del paese, che tra l'altro è un politico rampante, ormai affermato, ma era un loro amico d'infanzia, che aveva un soprannome un po' indelicato, non so se in questo pubblico consenso si può dire, ma lo chiamano merda. Sì, tanto diciamo, per dire che tipo di persona, lucido, personaggio squallido era, tale è rimasto, anzi forse all'ennesima potenza si è... Ha sviluppato le caratteristiche del suo nome. Diciamo. Merda sì, cattivo sì, ma anche vittima di questi tre, perché era vessato, essendo di un'antipatia totale, facevano i peggio scherzi durante il liceo. Allora, sì, diciamo... Il sindaco per tutti si chiama Attilio Crisponi, per loro si chiama merda perché lo conoscevano da ragazzo, quindi dice questo, uno che si chiamava così, quanto può essere cambiato? In più un sindaco, diciamo, antipatico perché è un imprenditore molto ricco che si presta alla politica chiedendo di non essere pagato, quindi subito questi tre che conoscono la vita dicono è un delinquente sicuro, uno così che da ragazzo si chiama merda, da grande fa l'imprenditore che fa politica per il bene pubblico, dice sicuramente ha un interesse suo. Naturalmente il mondo intorno a loro questo non lo capisce, perché loro hanno gli occhi puri di quando erano ragazzi e gli altri invece sono tutti un po' coinvolti da queste nuove mode per cui c'è il... chi fa il bene pubblico lo fa senza guadagnarci, loro sono troppo conoscitori della vita per crederci, e con loro è conoscitore della vita un imprenditore
che è sempre tra il simpatico e l'antipatico, che investe in questa operazione e che dice sì, quello è il politico buono, me lo compro con due mazzette. E alla fine, diciamo, in questi incroci tra buoni e cattivi emergono i valori reali di ognuno di loro, compreso il sindaco. Perché dovete sapere che quel campo, quel praticello che diventerà una specie di stadio in cui si gioca la Coppa Sardi e in cui si dipaneranno le avventure dei nostri e di una squadra che più improbabile non si può, è essenziale perché lì potrebbe nascere un ripetitore formidabile su cui si appoggerebbe questo imprenditore importantissimo per portare una TV strana, una sorta di Sky, cioè non dice Sky, ma alla fine una specie di Sky misto 2, tra Sky e Netflix. Però non possiamo inoltrarci ulteriormente su questo, perché la trama è complessa, cioè reggere questa trama non è stata una cosa semplice, commedia sì, libro lieve, libro sempre divertente, ma scriverlo quando l'hai scritto. Quest'estate in Sardegna. Tempo? Cioè, quanto tempo ci hai messo? Ci ho messo poco, un mese e mezzo, perché però sono tutte, diciamo, non, torno a dire, non sono un romanziere, sono tutte cose che ho visto. Sì, però reggere l'intreccio è complesso. L'intreccio me lo sono fatto uno schemino, però io sono un maniaco di cinema, sono un maniaco di commedia all'italiana, quindi, diciamo, chi conosce i film, soprattutto quelli di Salvatores, ritrova un percorso non originale, ed è il percorso che ho scelto, diciamo, lo schema è uno schema non innovativo. I ricordi e le esperienze lo sono, però non sono se non in minima parte inventate, sono più declinate, sono delle tipologie con cui ci confrontiamo tutti, delle esperienze che più o meno tutti abbiamo fatto. La finestra che io sul mondo è quella che conoscete, e quella finestra ho portato dentro il libro. Continuiamo a parlare di cattivi, perché l'imprenditore sfortunato, sempre quello della tequila, che sogna di diventare importante, ricco e famoso grazie a un affare che ruota intorno a questa squadra di calcio, ha anche una moglie tremenda, che è poi la figlia del palazzinaro in odore di mafiosità, diciamo sì. Così. E questa donna è incredibile perché non è bella, è belloccia, è palestrata, è piena di sé, ha un sacco di soldi, lo tratta come uno zerbino, però alla fine quando dovrà dire qualcosa di vero, quando qualcosa dovrà sgorgare dal suo cuore e quando forse comincerà a essere non più vincente del tutto, diventa quasi simpatica, il è suo rapporto oltre, con gli uomini. Sì. Io questa è una cosa che almeno ho imparato nel mestiere che faccio, che quello che ha la peggiore immagine non necessariamente è brutto quanto la sua immagine. Ci sono stati degli ospiti... Beh, qui però ti devo interrompere. Con Berlusconi, che rapporto hai avuto? Beh, lui anzi, l'immagine su metà Italia l'ha avuta buona. Certo. Per tanto tempo c'è gente che... Il tuo rapporto personale con Berlusconi? No, non c'è rapporto personale. Esistono rapporti personali. No, no. È stata forse la mia fortuna. Cioè, la professionalità impone che non esista un qualcosa di più che ma non sia... Ma un po' la professionalità, un po' la natura. Cioè, io andavo a lavorare e poi me ne andavo. Ma avrei ricevuto miliardi di pressioni, di telefonate, sì. Di profferte di amicizia o di presunta tale. O di coinvolgimento, tantissime. Diciamo, la fortuna... Io non so se vi ricordate il direttore di Rai 3, si chiama Paolo Ruffini, che ora è il direttore di TV2000. Secondo me è un genio, è uno che ha portato Rai 3 a essere la terza rete italiana, che non è una questione di numeri, vuol dire dopo Rai 1 e Canale 5. All'epoca in cui è partito Ballarò, noi siamo saliti con ascolti noi, più Fazio, più Gabbanelli, più Iacona, tutte le invenzioni che ha avuto, le serate, se vi ricordate, di Fazio e Saviano, insomma, ha portato quella rete a essere la terza rete italiana. Lui mi chiamò, io lavoravo con lui alla radio, poi andai a New York a seguire le Torri Gemelle, cioè andai prima, successero le Torri Gemelle e venni lasciato là come corrispondente per un anno. Quando lui mi chiamò per fare Ballarò, io ero la persona più lontana dall'ipotesi di condurre un talk show, ma nella mia stessa mente. Perché cioè, tu eri radiofonico, non televisivo. Io non solo ero radiofonico e non avevo mai fatto televisione, se non in occasione dell'11 settembre, perché eravamo rimasti là in tre e io ero il più giovane, quindi dovevo girare per New York. E poi chiusero gli aeroporti, quindi non potevano venire i colleghi, quindi io là feci le mie prime esperienze di televisione. Ma venivo dall'economico e non dal politico. Quindi io quando iniziai Ballarò, molti degli ospiti non sapevo proprio chi fossero. E quando io mi ricordo la prima intervista che uscì
che feci, naturalmente sbagliando tutto e rischiando di rovinare la trasmissione, uscì col titolo "Non capisco niente di politica, per questo mi hanno messo là". Quindi era un esordio proprio fantastico, una cosa devastante. Perché erano, il tempo era quello in cui, ricorderete, avevano appena chiuso Santore Biagi. Quindi uno sconosciuto che viene messo là perché non capisce niente di politica, a proposito di rapporto con Berlusconi, sembrava proprio la foglia di fico per eliminare. E io iniziai così, senza capire dove stavo, senza aver fatto, non dico conduzioni, ma televisione. E iniziai una trasmissione che anche là all'inizio andava male. Non andò male per tanto tempo, perché andò male per 3-4 puntate, le puntate in cui io non davo la mia lettura della realtà. Appena dissi basta, io tanto così sta andando male, mi ritroverò di nuovo che torno, mi rifanno stagista, non è che sono stato corrispondente, cioè tornerò a portare i caffè dentro le redazioni se continuo ad andare così, Ballarò disse almeno provo a fare quello so fare, e iniziai a parlare di busta paga. Nella puntata in cui facemmo la busta paga, passammo da uno share del 4% a uno del 12%, 8 punti di share in un'unica puntata. E così, sempre per tentativi e errori, scoprimmo che la chiave di lettura dell'epoca berlusconiana era l'economia e non la politica. Questa probabilmente fu la fortuna di Ballarò, e per questo ti dico la fortuna è stata sempre quello di non far parte del mondo che veniva ospitato negli studi di Ballarò prima e di Martedì adesso. La chiave di lettura era diversa da quello che era il dibattito politico. Quello era un dibattito politico sulla giustizia, sulla autorevolezza etica della classe che ci governava. E noi invece parlavamo di fatti, parlavamo di busta paga, invitavamo i sindacalisti. Penso che l'ospite più invitato di tutta l'epoca di Ballarò sia stato Angeletti, mentre tutti si confrontavano... Che era quello della UIL. Che era quello della UIL. L'ospite più invitato probabilmente di martedì è una commercialista, che ora non vi dico neanche il nome perché non vi rimarrebbe in te, invece magari vedendola la vedete. Sì, però è brava perché è molto chiara nello spiegare. Sì, sono commercialisti, sono quindi esperti di pensioni. Quindi scopriamo che i talk show politici per avere successo devono basarsi sull'economia, o meglio, diciamo, su qualcosa che tocca le tasche delle persone. Sì. Quello di altri no, quello di Michele Santoro no. L'approccio di Milena Gabanelli era un altro, però ognuno doveva dare un proprio approccio. Il mio era l'estraneità alla politica, l'avevo intuito dando un'intervista suicida, però poi l'ho sviluppato in maniera onesta. Quindi quando mi dici rapporti personali con politici, non ne ho mai avuti, ma non per distacco, per simpatie umane. Ma simpatie ce ne derubrichiamo un po', sì. Simpatie tanti, così come antipatie. Non ho mai fatto, non mi metto mai a fare le classifiche di nomi, perché in fondo è il mio pane quotidiano. Però, e non mi sembra che possa giudicare nessuno, però posso dire che il linguaggio di Bersani era un linguaggio molto adatto alle trasmissioni di prima e di adesso, perché noi abbiamo un approccio molto semplice, in cui derubrichiamo il ruolo del giornalista, non siamo dei vati che indicano al paese dove devono andare, ma siamo persone che hanno il senso critico per fare delle domande. E un approccio come questo era, da una parte, diciamo, di Bersani, dall'altro, per assurdo, di Tremonti. Pure Tremonti era uno molto ironico, sarcastico, che si tirava fuori dal ruolo che aveva e riusciva a avere una visione diversa. Adesso è meno facile, perché adesso la classe politica, dal mio punto di vista, è molto meno interessante. E quindi l'epoca berlusconiana ci ha lasciato... Berlusconi era un asso nella manica per i talk show. Diciamo, l'epoca berlusconiana ha fatto una cosa, ha gonfiato lo share prima e l'ha sgonfiato adesso, perché adesso anche dall'altra parte, anche nel centro-sinistra, ci stanno un po' dei politici che si limitano a replicare il verbo del capo, no? Allora, mentre con Berlusconi era un'esperienza particolare, perché tu vedevi davanti a Finocchiaro, Fassino, Bersani, a una classe politica che si era formata in tanti anni di politica, dall'altra parte vedevi dei giovani che davano una risposta bruciante e liquidavano i temi. Allora, quello cosa faceva? Metà Italia si indignava, metà Italia diceva, dai, vedi, questa è la nuova era.
Adesso dicono tutti, dai su, questa è la nuova era. E in realtà, secondo me, ci sarebbe da indignarsi pure dall'altra parte. Siamo andati a finire a parlare un po' di tossicopolitica, ma come si fa? È troppo ghiotta l'occasione, avendo qua lui. Torniamo al libro. Sì. Nel libro c'è l'amicizia, c'è anche l'amore, c'è un personaggio giovane molto positivo, una ragazza che tutti vorrebbero sposare, che è la sorella dell'avvocato Parafangaro, Michela, la quale può essere anche additata come esempio possibile di problem solving. Lei è anche un'altra ragazza, ma adesso non andiamo a raccontarle tutte, perché queste si ingegnano nel cercare di risolvere tutti i problemi che inevitabilmente, con questi cattivi alle costole, con l'imprenditore che vuole mettere il ripetitore, con il sindaco chiamato in quello strano modo che vuole mettere i bastoni fra le ruote, naturalmente nascono nell'ambito del libro. Queste ragazze coraggiose. La Sardegna è un matriarcato, cioè in Sardegna comandano le mamme, che gestiscono, mamme e mogli comandano e gestiscono la famiglia, e le più grandi donne, le più grandi esempi di indipendenza e anche di autopromozione nascono in Sardegna. Pensate a Grazia Deledda, no? alla capacità che ha avuto di costruire. Io, dovendo raccontare una cultura sarda, dovevo raccontare anche una cultura molto basata sul ruolo femminile. I tre sbandati che arrivano in Sardegna si confrontano subito con due modelli. Uno è la famiglia di Raffaele, dove il padre e la madre, in maniera paritaria, si mettono davanti ai problemi, li trattano insieme, li assorbono, li sviscerano e li affrontano. Ottantenni, non è che siano giovanissimi, però lucidissimi. Lucidissimi, che si mettono davanti a un problema terribile, perché poi avrà anche sviluppi molto drammatici la loro avventura sarda. Rischiano la vita a un certo punto. Sì, diciamo, c'è la mafia che li rincorre. Si mettono là e dicono come si risolve questo problema, e lo affrontano in maniera molto razionale, perché poi la Sardegna è una terra molto razionale, perché è una terra in cui la popolazione è abituata a confrontarsi con la realtà, a riderne, a farne sarcasmo, ma mai a cancellarla, mai allontanarla. In questo ruolo una romana completamente atipica viene sardizzata e anche lei decide di confrontarsi punto per punto con tutti i problemi che sorgono. Sorge un problema, troviamo una soluzione. Sorge un problema, troviamo una soluzione. Lei è una bellissima ragazza di 30 anni che fa sognare di cambiare vita a tutti questi, a tutti i personaggi. Per un momento anche il giornalista ha la tentazione di tradire la moglie. Perché, il giornalista ha un difetto, pensa sempre che, essendosi conquistato il successo passo dopo passo con estrema rigore e razionalità, pensa che l'altra vita sia figlia invece di una grande scorciatoia, che possa essere la squadra di calcio, che possa essere il gol al 90° minuto, possa essere l'innamoramento con una persona che non aveva mai conosciuto. Lui si renderà conto che non è così, che anche le altre vite te le conquisti con la fatica, e invece l'uomo condannato da una moglie terribile che abbiamo descritto, da un suocero terrificante che abbiamo descritto, potrà vedere sempre in questa ragazza un nuovo inizio anche alla sua età. E poi, a proposito di sardità, ci sono dei momenti bellissimi sul significato della tavola, della convivialità. Ce n'è venuto a parlare a un livello filosofico padre Enzo Bianchi l'altro giorno. Qui naturalmente siamo all'interno di un romanzo. Lui ha fatto spezzare il pane. Quel libro lì, che è un libro particolarmente intenso, pieno di spunti. Qui però all'interno del romanzo ci sono molti momenti conviviali. C'è questa mamma di Raffaele, che sbaglia un po' perché sala molto i cibi, però è tanto brava nel mettere la gente a tavola. Quanto conta in Sardegna? Beh, quello è un altro tratto, no? L'ospitalità. Ma noi ora poi non dobbiamo pensare che sono tutti luoghi comuni, perché l'ospitalità sarda nasce dal fatto che i pastori facevano dei grandissimi percorsi e che quindi si arrivava in casolari dispersi e bisognava ospitarsi, era un mutuo soccorso, non era un'ospitalità mutua, cioè ognuno arrivava in un punto e doveva essere sicuro di mangiare qualcosa. Di là il cibo sardo, che sono formaggi che non si rovinano o che si mangiano anche da rovinati. Non so se qualcuno ha mai mangiato il formaggio coi vermi qua da voi. Nessuno. È buonissimo, è una cosa che è passata. Cioè, ma il formaggio, si mangia anche il verme? Il formaggio marcito,
il formaggio marcio, che è marcito, che è diventato marcio, forma le piccole larve di mosca. In Sardegna viene mangiato anche quello, anche se è irregolare ora, ma è una cosa buonissima, tipo gorgonzola, e tu devi solo non far conto di queste piccole larve che saltano, non hanno sapore, non è semplicissimo, però diciamo, se vi capita, è fuori legge, quindi vi capiterà di rado, dovete entrare in amicizia con il gestore dell'agriturismo, ma in genere ce l'ha. Assaggiatelo. Il pane, il carasau, quello lo conoscete, sì. No? La carta musica, perché pure quello non va male, non si secca, dura giorni. Quindi tutti questi spostamenti appresso al gregge vengono, ogni tanto bisogna fermarsi a mangiare. E l'ospitalità è necessaria per la sopravvivenza, diciamo, parlando da antropologi. L'ospitalità è una cosa razionale, non è un moto dell'animo, è un mutuo soccorso degli spostamenti, perché ognuno deve garantire agli altri di poter mangiare e bere. Poi il bere è tutta un'altra... A proposito di bere, viene sfatato un mito e nel libro aleggia anche un po' questa idea che hanno i sardi del fatto che i continentali sono un po' pirla, perché li vanno tutti a cercare il mirto bianco come se fosse chissà che cosa, mentre qui è spiegato che è molto meglio il mirto scuro. Okay, devo dire che io sono nato a Roma, quindi tutte queste... Da padre sardissimo. Da padre nuorese, da madre romana, toscana anzi d'origine, però nata a Roma. Quindi diciamo tutte queste cose le ho imparate con gli occhi non del sardo ma del continentale, considerando che anche mia madre, essendo continentale, veniva... diciamo, aveva avuto un approccio, mi ricordo mia madre racconta sempre, quando mi portò per Orgosolo, perché mio padre la portò a vedere Orgosolo, lei aveva me in carrozzina, ero tutto vestito da bambino, e si era affacciato un abitante di Orgosolo, mi aveva dato due colpetti in faccia, mi aveva detto, ah, belle due a si stoccare. Lei aveva detto, che vuol dire belle due a si stoccare? Mio padre, niente, andiamo. Dopo qualcuno ha capito cosa vuol dire. Carino da dargli una coltellata. quindi diciamo che l'approccio con la Sardegna di mia madre è stato questo. Allora, questa durezza cosa nascondeva? Nasconde unicamente la capacità di vedere le cose e di rivoltarle, una capacità di uno spirito molto particolare. Per questo mi è piaciuto quando un critico ha detto una commedia alla sarda, perché è uno spirito molto duro, molto tagliente, molto ironico e sarcastico. E La vicenda del mirto bianco è successa, eravamo a tavola io e un mio amico romano, allora finiamo di mangiare al ristorante, viene il proprietario e ci dice, volete del mirto? E io dico sì, mi limito a dire sì perché so che un passo in più col sardo è sempre a rischio, no? E invece lui scavalca e dice sì, ce l'ha bianco per favore? E quello dice certo, cioè, da intenditore, no? Allora quello porta il mirto a me rosso, col cognome sardo, quindi mi dà il mirto rosso. A lui prende questa bottiglia invece piena e gli dà il mirto bianco. Allora questo l'amico mio inizia a sospettare, dice ma mi dispiace di averle fatto aprire quello bianco. E lui dice non si preoccupi. Allora, e continua a sospettare, dice ma che poi non ho mai capito, sono sicuro che è buonissimo anche il rosso, dice lui. Dice ma non anche. Ho mai capito, anche il rosso. Non ho mai capito come, perché ce ne sono due. E il proprietario dice perché con il mirto bianco è fatto con le foglie, il mirto rosso con le bacche. Allora questo rimane così, dice ma scusi, quindi è meglio quello rosso? E quello dice sì. E lei dice ma scusi, allora perché tenete quello bianco? E lui gli risponde perché lo ordinano quelli come lei. E questo diciamo nel libro succede al VIP, che voleva mostrarsi un po' un grande intenditore. Ecco. Sto pensando una cosa a proposito di sardità, che abbiamo parlato di Sciardana e della regola che non si può raccontare, ma non abbiamo detto chi erano. Allora, gli Sciardana, che poi ho scoperto che molti chiamano anche i Sardana, però pare che la pronuncia giusta sia gli Sciardana, erano la popolazione sarda di 2000 anni prima di Cristo, una cosa che si confrontavano con gli antichi egiziani, ed erano terribili, erano dei pirati che avevano terrorizzato completamente l'intero Mediterraneo. Loro andavano, colpivano e tornavano in Sardegna, usavano il mare ma non vivevano nel mare.
ed è una popolazione, diciamo, in Sardegna la prima regola di Sardana è una battuta che si fa in Sardegna. Non è realmente la prima regola degli Sardana, non vi dico qual è perché tutto il libro si basa sul capire qual è e quale non è, però è una battuta che fanno i sardi con i bambini, gli dicono rispetta sempre la prima regola degli Sardana. Non si sa quali regole avessero, in realtà è una popolazione molto anarchica, come poi in realtà sono... Ma cosa siamo, all'epoca dei primi faraoni? Cioè siamo molto siamo i faraoni e loro combattevano, poi non si sa, diciamo... Se proprio andiamo a fare, non so se tra di voi c'è qualche esperto storico, di storia della Sardegna. Però non è neanche sicuro che facessero base in Sardegna, alcuni dicono a Cipro, insomma era una popolazione terrificante, molto forte, vincente, molto combattiva e di pirati soprattutto, di gente che tentava l'impossibile, a volte andava bene, a volte andava male. Quindi questi tre si sentono degli Sardana e alla fine i sardi gli insegnano la prima regola. Degli Sardana. Beh, non abbiamo parlato di calcio, tutto ruota in realtà anche al concetto di quanto è bello il calcio e quanto è metafora della vita, no? Tu sei un grandissimo appassionato di calcio. Io sono un grande appassionato. Pensate che ha messo nel libro, poi qualcuno che l'ha già avuto per le mani o che lo avrà tra poco, anche alcuni fogliettini, chiamano pizzini in Sicilia, non so se li chiamano così anche da voi, avevano un significato un po' negativo perché sono collegati alla storia della mafia là, però sono fogli strabicciati in cui ci sono abbozzi di formazione, ma fatti bene, 4-4-2, adesso le signore mi perdoneranno, il mediano che copre da una parte e dall'altra, le due ali che vanno su e giù, una cosa sì, molto seria. C'è molta tattica, no, ma non troppa, diciamo, le partite compaiono solo alla fine del libro, prima non sono neanche raccontate. Non ci sono partite, non ci sono partite, quindi non è vietato alle signore e a chi non ama il calcio. Però questi tre pizzini sono curiosi. Sì, perché? Perché i ragazzi, gli ex ragazzi, pensano... quando cercano di riappropriarsi delle passioni nella loro vita, ritornano alle passioni che avevano. Quindi la loro categoria di avventura e di passione è il calcio. Il problema è che nella mente il calcio rimane quello che era quando eravamo ragazzi, nel fisico no, il fisico diventa impraticabile. Infatti la prima regola degli Sardana inizia col colpo della strega di uno di questi che fa un gol stupendo, però mentre fa questo gol si risente quello che era, poi cade e si blocca con la schiena definitivamente, va con Voltaren e Muscoril per tutto il libro, però in quel momento ha risentito il sapore delle passioni, della vittoria, della gioia che provava. E quel momento è lo start-up di tutto il libro. Poi il calcio sarà la via attraverso cui loro cercano di tornare se stessi. C'è una frase sul calcio, che poi è una frase di Maradona, che a un certo punto cita Giuseppe, perché poi in definitiva è l'intellettuale del gruppo, sì. Ha un sacco di citazioni, ha un sacco di storie vissute. E allora a un certo punto Maradona, intervistato non so da chi, non so quando, ma già nella sua fase calante, già bello cicciotto, già un po' rovinato dalla vita, questo fenomeno assoluto, il più grande campione di tutti i tempi, se stessi con un vestito bianco a un matrimonio arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci. Che è la frase più bella di Maradona, è proprio la sua incapacità di fermarsi davanti a un'emozione. Devo dire, diciamo, questo, il libro nasce da un'esperienza vera mia. Che è successo? Io ho due bambini, 12 e 8 anni, il più piccolo fa una scuola calcio, le scuole calcio, se qualcuno ha figli che fanno scuola calcio lo sa, a un certo punto organizzano le partite dei padri e le partite dei padri sono sempre un posto dove fare una figura terribile, no? Sia come calciatori sia come uomini, perché la nostra è finita sospesa per rissa davanti ai bambini. Guarda, è successo a Fiorano, un paese vicino a Modena, un mese fa, quindi tutto il mondo è paese. Noi abbiamo fatto questa formazione di padri, i padri del 2007. I padri del 2007, in semifinale c'è stata una rissa orrenda, è stata sospesa. Siamo andati a trattare, io in prima persona, mettendo insomma il mio nome. Ma tu hai menato, hai preso, non no, sei stato non, fuori. Non meno perché sono piccoletto, però ero colpevole quanto gli altri, diciamo, colpevole di piccole furbizie, sposti il pallone, quindi quello s'arrabbia, sì, quelle cose misere. In che ruolo giochi? Io sono sempre giocato centravanti, ora che diciamo corro di meno ho difficoltà, quindi più fatichi, più diventa facile che cerchi di buttarla in rissa oppure ti lamenti con l'arbitro.
sono cose, situazioni veramente patetiche, e le ho vissute in prima persona. Questa finì, siamo andati a trattare con l'organizzazione per farci fare la finale, ci hanno concesso di fare la finale, è finita in un'altra rissa, in questa volta io non so, e non solo non ci hanno consegnato i premi, ma al microfono diceva vergognatevi davanti ai vostri bambini, state dando... quindi è stata una cosa proprio miserevole, se era mia moglie era inferocita, e imbarazzati pure i ragazzi, quindi proprio una cosa... Però cosa succede? In questa esperienza è stata una cosa bellissima, perché io ho resistito molto ad andare a giocare a questa partita, perché dicevo... sempre a mia moglie, lei diceva devi andare perché sennò sembra che siccome sta in televisione tu non fai questo torneo e gli altri genitori ci rimangono male. Io dicevo no, però se io vado poi un po' dico faccio una figuraccia perché ormai non sono ingrassato, non gioco più da tempo. Lei diceva sei matto, vai a giocare e farla finita. Io dicevo no, perché poi sulla destra non sono più forte. Alla fine giustamente mi rendo conto e vado a giocare. Quando inizia naturalmente la squadra che aveva già fatto due o tre partite, io sto in panchina perché non avevo mai giocato. Allora, sempre dicendo, io pensavo dentro di me, ma guarda che figura, ora mi fanno magari una foto, va sui giornali, io che sto in panchina, gli altri giocano. Invece il mister, che era un padre, mi piglia e mi fa Giuseppe, va in campo. E io dico, cazzo, adesso sono da 12 anni in televisione e non sa neanche come mi chiamo. Allora, entro. Gli altri che non sapevano chi ero, mi iniziano a fare Giuseppe, perché ormai passa che ero Giuseppe. Corri Giuseppe! Io non gioco più da tanto, quindi ero affannato. Questi invece erano magari padri anche giovani, no? 35-36 anni, che giocavano bene. Insomma, Giuseppe fuori, mi chiama il mister. Allora, io ho giocato tipo 5 minuti, dico... Allora inizio a pensare... Speriamo capiscano che sono un televisivo, almeno mi rimettono in campo, dice il VIP, fatelo giocare. Qualcuno si vede, dice al mister che ero un giornalista televisivo e che quindi ero conosciuto, questo vedo che parlottano, poi questo mi guarda e fa bravo Giovanni, bella partita, e mi lascia, mi lascia in panchina. Quindi scartato prima senza identità, perché io avevo saltato quattro partite convinto che tutti guardassero il televisivo, non sapevano neanche chi ero. Non sapevano come mi chiamavo. Una volta che sanno che sono televisivo e come mi chiamo, mi lasciano in panchina. Quindi è proprio una debacle terribile, con io che mi immagino guardato dai figli che si vergognano, invece giocavano al telefonino, quindi proprio come scoprire il mondo dall'altra parte. Si infortunano in due e quindi per fortuna rientro in campo. Il mister si era ridimenticato chi ero, mi fa Giuseppe, arriva in campo. Allora io proprio colpito nell'orgoglio più profondo, faccio... Qualcuno di voi ha visto Mezzo Destro, Mezzo Sinistro? No, era un film, insomma, di tanti anni fa da ridere, con Gigi Andrea. E alla fine, insomma, io faccio uno scatto terrificante, salto tutti, perché io da ragazzo ero forte, molto forte a pallone. Salto tutti, passo la palla, entro dentro l'area... mi crossano, faccio un tuffo di testa stupendo e la palla va sotto al 7. Un gol che lascia tutto lo stadio in silenzio. Decisivo per il risultato. Decisivo per il risultato perché faccio il 2-2, esplode lo stadio in un applauso, io vado a rialzarmi e mi ha preso il colpo della strega. Quindi no, riesco a non farlo notare, me ne vado un po' così, vado dentro gli spogliatoi, mi porta via mia moglie con Valerio e Fabio, i ragazzini che non avevano visto il gol, ma mia moglie sì, gli dice ditegli a babbo che avete visto. Quindi diciamo, una cosa mortificante. Davanti a tutta questa umiliazione però la gioia che ho provato nel fare il gol in tuffo di testa è quello da cui parte il libro, perché da là ho capito cosa mi poteva succedere se ero uno di questi tre. Infatti nel libro è raccontato stupendamente proprio questo. E quindi il calcio al di là di certi eccessi conta, e ci sono anche degli esempi nobili e anche un personaggio vero, un tal Selvaggi che forse avrete conosciuto, che è importante perché è un campione del mondo, che è diventato campione del mondo senza giocare una partita, senza neanche mai andare in panchina nella mitica Italia che vinse i mondiali dell'82 in Spagna. Ebbene, a un certo punto Selvaggi diventa il mister di questa squadra all'interno del libro di Floris. Ma gliel'hai detto con Selvaggi che l'avresti reso protagonista? Allora, qualcuno se lo ricorda Franco Selvaggi? Spadino. Spadino Selvaggi, era il centravanti di Cagliari, poi Inter, Torino e Udinese. Dunque Selvaggi era
mio padre era del Cagliari, essendo sardo, ed era il Cagliari di Gigi Riva. Quindi io da piccolo ero del Cagliari, però senza vedere Gigi Riva. Davanti a me c'era il tridente del Cagliari, che se qualcuno ama il calcio e lo amava negli anni Ottanta, era Virdis, Selvaggi, Piras. Ed erano tre bei giocatori. Selvaggi in particolare era un grandissimo giocatore, però giocava nel Cagliari. Quando Berzot chiamò la nazionale dell'82, Berzot faceva la nazionale non come adesso, con 22 campioni che ognuno può giocare. Erano 11 che era la sua formazione, 3 che erano i panchinari che aveva in mente e poi un sacco di gente. Questa gente non era inutile, era gente che comunque serviva a qualcosa. E Selvaggi, io l'ho trovato, l'ho messo nel libro perché, e l'ho fatto diventare personaggio, perché ho trovato una sua bellissima intervista a Bartoletti, a Marino Bartoletti. Bartoletti gli diceva: cosa si prova a vincere un campionato del mondo senza aver giocato neanche una partita? Perché lui non solo non ha giocato, non è neanche mai andato in panchina. Lui ha visto tutte le partite del mondiale di Spagna nell'82, che per quelli della mia età rimangono i mondiali vinti dall'Italia, li ha visti tutti dalla tribuna, il Santiago Bernabeu, il Nou Camp, tutto dalla tribuna, Italia-Brasile, Italia-Germania, senza neanche mai mettersi gli scarpini. E lui ha detto una cosa, lui ha detto prima, è un mondiale che mi sento mio, poi dice: io sono stato fondamentale in quel mondiale perché, sapendo che non avrei mai giocato, parliamo di un grandissimo giocatore, quindi di uno che ci stava tranquillamente, poteva stare in campo senza problemi, invece era fuori. Dice: io sono stato utilissimo perché, sapendo che non avrei mai giocato, Berzot mi mise in stanza con Marco Tardelli, che era un giocatore insonne. Dice: quindi chi poteva tenere, fondamentale ma insonne, chi poteva tenere sveglio Tardelli, chi poteva reggere Tardelli che voleva parlare? Berzot mi mise perché sapeva che non giocavo, quindi io, parlando con Tardelli, ho fatto vincere il mondiale all'Italia. E secondo me è stata una cosa, è un genio, no? Solo che, come sempre, io prima ho fatto il libro, poi l'hanno stampato, era così, poi me lo sono andato a rileggere, ho detto: oddio, Selvaggi, chi lo avverte? Metti che poi legge il libro e contesta. Allora, terrorizzato, trovo il numero di Selvaggi, lo chiamo, invece è stata una persona simpaticissima, si è messa a ridere, dice: sì, sì, me lo mandi. E ora dice che mi regala la sua maglietta dei mondiali, quindi per me è quindi questa è una roba mitica da mettere nel quadro. Considerate che io da piccolo, essendo un po' del Cagliari, prima di un Lazio-Cagliari mi appostai con degli altri amici per prendere gli autografi dei giocatori del Cagliari che andavano in un albergo a Roma, e mi fecero l'autografo lui e un altro che si chiamava Quagliozzi, che non so se ve lo ricordate, e quindi per me è tutto un cerchio che si chiude, capito? Senti, però un po' del Cagliari non mi risulta, tu tieni la Roma, stando alle cronache, questa è un po' una contraddizione. No, ognuno ha una seconda squadra del cuore. È la mia, ma tutta questa sardità, il padre di Nuoro, ti hanno fatto cittadino onorario, l'epopea della Sardegna, la racconti nel libro, terra stupenda, e alla fine tieni la Roma. Beh, ma sono romano, se faccio il prossimo libro su Roma vedrai, viene così. Però sono anche sardo. Ma io, quello che a me mi è sempre piaciuto delle identità, no? Per tornare alla politica attuale, c'è un malinteso, l'identità forte è quella che si mischia. L'identità debole è quella che si barrica, quindi ogni volta che sento quelli, gli italiani, l'Italia agli italiani, no, all'Europa, io dico: ammazza quanto sono insicuri. Una notazione psicologica: il sorriso ti viene facile, nel senso che è un tuo modo di essere, ma sei anche ottimista sulle sorti, ne hai viste tante. Hai visto cose anche particolarmente tristi, che voi umani, citazione dotta, e però sembra che comunque tu abbia un'impronta che guarda avanti, c'è un fondo di ottimismo, che nel tuo alter ego, nel libro, non c'è, perché lui però lo guadagna alla fine, no? Sì, alla ma non dobbiamo raccontare. Guadagna, non lo dobbiamo dire, perché o per come. Tu in realtà sei ottimista. Beh, sì. Sì, nonostante, ecco, sì, nonostante quello che sia. No, non sono ottimista, penso che c'è sempre modo di arrivare a quello che si vuole. Sul fatto di cosa voglia il paese ora, sono perplesso, veramente perplesso, tanto perplesso. Io ho sempre pensato che, diciamo, l'ottimismo e il sorriso non nasce da una posizione preconcetta, nasce da un'idea
diciamo che fino a prova contraria il mio interlocutore è in buona fede, quello sì. Questo non significa crederci, anzi è il contrario, secondo me il motore per tante domande che vengono da fare agli ospiti delle trasmissioni è proprio il fatto che vuoi dimostrare, vuoi capire se è davvero in buona fede, cioè il metodo della mia trasmissione è mettere in crisi sempre la teoria che viene esposta dall'ospite. Ci sono diversi modelli, no, di giornalismo, c'è chi espone una propria teoria e si confronta con quella dell'ospite, come ad esempio Michele Santoro, no? Che è un giornalismo molto nobile, molto importante per il nostro paese. Che ha qualche lato discutibile, a mio modesto avviso. Anche il mio, tutti abbiamo dei lati discutibili. Il bello è la convivenza, no? Di tanti diversi modelli. Il mio metodo è mettere in crisi la teoria dell'altro, non tanto contrapporre la mia. In questo metodo c'è sempre però la possibilità che vinca l'altro. E l'idea che vinca l'altro molte volte ti solleva, eh? Cioè io molte volte quando ho un dubbio... Quindi è un agone, è una gara con l'interlocutore, è un metodo sfida che mi piace immaginare scientifico. Cioè io non sto dicendo che io ho ragione, voglio vedere se ce l'hai tu. E questo è una cosa che ti mette di più serenità che se devi difendere la tua teoria, ecco, forse... Per far questo tu prepari molte domande prima o improvvisi anche in base a come butta la sera e come no, risponde l'uomo? No, improvviso, però cerco di studiare molto. Cioè cerco di essere in grado di contrappormi all'interlocutore. Siccome gli interlocutori non... Diciamo, molto di deludente della nuova classe dirigente è che non sono molto preparati. Invece ci sono interlocutori molto preparati anche se la pensano all'opposto di quello che pensi tu. Io avevo forti dubbi sulla politica economica di Tremonti o di Brunetta, ma non avrei mai potuto dire che Brunetta non conosce l'economia. Quindi una intervista a Brunetta o a Tremonti implicava una preparazione grossa. E questo molto spesso ora non serve, questo è un peccato. Voleva oggi dire, non c'è bisogno di studiare troppo. Insomma. Non si vede nelle altre trasmissioni, ma è stato elegante nel dirlo, diciamo così. Diciamo, no, non c'è bisogno di studiare un granché, perché sono meno preparati spesso di quello che uno si immagina, pur affrontando compiti improbi e trattandoli come se fossero fesserie. Questo mi fa veramente arrabbiare. E come possiamo allora essere ottimisti? Come ne usciamo? Se anche la classe dirigente ha avuto questo scadimento. Le classi dirigenti abbiamo la prova che cambiano con una frequenza. Quindi ci auguriamo che ci sia una rivitalizzazione. Io mi auguro che cambi molto presto, che siamo in un momento di passaggio e non bisogna né rimpiangere quella di prima né tenersi a scatola chiusa quella di ora perché non conviene proprio. E però siamo finiti a parlare di politica naturalmente, no? Beh, ma c'è anche dentro c'è nel libro, no, ma questa certo classe c'è. Dirigente qua c'è. C'è, Feliciani, l'imprenditore, l'alter ego. Feliciani, il è un sindaco. Misto tra Berlusconi e altri, no? Sì, sono queste figure un po' tipo Berlusconi. Che però è della simpatico, Valle, perché Cairo, poi se la cava. Cioè, non sono è tutta il gente che, insomma, Berlusconi può non piacere, ma non è il prototipo dell'antipatico. Assolutamente, può no. Non piacere. Certo. Ci sono prototipi di antipatici. Nei politici, sì. Vogliamo fare qualche nome no, di cattivo mai, gusto? No, mai, neanche sotto tortura. No, perché ci devo lavorare. Certo. Però, l'hai detto, ci devo lavorare in modo professionale. Questa mancata contaminazione con l'interlocutore politico per me è una roba molto nobile e non semplice da fare per un giornalista. Contaminazione è una parola molto grossa. Sì, non c'è meticciato. Ecco, meticciato, non c'è meticciato. Derubrichiamolo un po'. E vabbè, il futuro dei talk show politici con questa classe dirigente che non è più come prima, in questa transizione infinita? Adesso ce ne sono tantissimi, diminuiranno perché molti sono... Diciamo, io non mi sono mai spaventato del talk show perché quando iniziai il talk show Ballarò, Ruffini mi disse tu puoi arrivare al massimo al 10%, perché in televisione in prima serata 1 su 10 guarda la politica. E adesso siamo a 1 su 10 perché ce ne sono 2 a serata e fanno tutti il 5, diciamo, facciamo 5 noi, 5 Ballarò, fa 5 Formigli, 5 Porro, sono tutti 5%, la somma fa 10, è un periodo di normalità. Il periodo di Berlusconi accusato di prostituzione minorile o di Marrazzo trovato con i trans, è chiaro che l'ascolto sale perché non c'è solo la politica, là c'è il costume, la cronaca, il rosa, c'è tutto.
Però scusa, il 5 passata di share, quell'ondata. Il 5 di share, scusa se ti ho interrotto, sulla 7 ha un peso specifico, vale di più che il 5 sulla RAI. E quello però per gli addetti ai lavori, sì, per me sì. Perché per me non, è il 5%. Non sei più sulla corazzata, cioè, no, 5% sei su un incrociatore veloce, ma la non 7 ha una media di prima serata che è tra il 2 e il 3. Punto. Quindi fare il 5 è molto alto, cioè, rapportato. In più, personalmente, mi dà molta più soddisfazione di quando avevamo il monopolio in periodo di berlusconismo con una trasmissione sulla terza rete nazionale. Quindi diciamo, io penso che questo sia un risultato molto importante e molto gratificante, però diciamo dal punto di vista dei numeri, al di là di quello che valgono per ognuno di noi o per un editore i numeri, perché è chiaro un editore di La 7 che fa il 5%, diciamo alla 7 noi diciamo è il nostro Sanremo fare il 5%. Certo. È bello, è un'esperienza nuova, però dal punto di vista dei numeri più o meno stanno là. Secondo me si ridurranno, perché andiamo sul tecnico, ma noi per fare il 5% abbiamo 6 blocchi di pubblicità da 5 minuti, quindi una nostra trasmissione porta all'editore 30 minuti di pubblicità. Le trasmissioni RAI hanno 2 blocchi da 3 minuti, quindi portano 6 minuti di pubblicità, quindi per loro costano troppo. Considerate che noi costiamo credo un terzo di una trasmissione RAI, di un talk show, quindi a loro ci guadagnano un terzo e costano 3 volte di più. Quindi secondo me a questi livelli i talk si ridurranno. Il meccanismo non regge, si ridurranno. E quindi ne resterà soltanto e ci uno. Sarà una selezione naturale. Ma noi resteremo qua a chiacchierare fino a domattina, però insomma diciamo che abbiamo sviscerato un po', abbiamo raccontato il libro, abbiamo parlato anche del tuo lavoro, abbiamo parlato anche in modo chiaro di come funziona, meccanismi che forse non erano così conosciuti e ben presenti ai nostri ascoltatori, però chiudiamo col libro. Sì. Chiudiamo col libro chiedendoti qual è il prossimo. Perché io sono sicuro che quest'estate ti rimetti quando torni in Sardegna. Non lo so. Non ci hai pensato, sì, però sai che lo farai. Lo vorrei fare, sì, non lo so. Il Confine di Bonetti è nato per caso, perché l'editor dei saggi mi vedeva scrivere i saggi e poi chiuso i saggi andavamo a cena e ci ammazzavamo dalle risate. Allora diceva, ma tu non è che vuoi provare? Allora ho fatto il Confine dei Bonetti, che erano tutte cose che avevo in testa. Questo è uno sviluppo del Confine dei Bonetti, perché mentre il Confine dei Bonetti erano dei quarantenni che ricordavano quant'era bella la vita prima, questi sono dei cinquantenni che si conquistano una vita bella ora. Il prossimo non lo so, però magari nascerà. Non aspettare i 60, però. La seconda regola degli Chardin. Bene, grazie a Giovanni Floris. Grazie davvero dell'ospitalità. E naturalmente l'autore, come tipico del nostro format, l'ultimo per quest'anno, ma riprenderemo in autunno, è pronto a firmare le copie dei libri per voi. Buona serata e grazie. Grazie.